Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, che dice vlog, come state? Spero bene. Allora, questo è un video vlog, ho trovato il modo e oggi finalmente mi ritrovo a registrare un altro video. Allora, oggi mi ho fatto una bella skin care, non solo body care e skin care, con la mia bella skin care sia corpo che capelli. E anche unghiette, sì, le unghie sono sempre le stesse con il tagliaunghie, non con la forbice, perché io con la forbice ovviamente non ne sono capace, però me le sono belle. Allora, lasciate i capelli belli sciolti, non sono al massimo, ma mi piacciono. Forse a voi vi piacciono perché me lo dite sempre qua sotto nei commenti, ma a me, con questo elastico che è bellissimo della... È anche molto comodo, oltre che bello esteticamente. È della W7, vedete? Già, ed è bellissimo, bellissimo. E mi piace. E nulla, anche molto comodo. Comunque, domani, non so se sarò attiva o meno, devo uscire di casa a fare delle altre commissioni. Pomeriggio, quando sarò più libera, ma di solito posso anche fare video su YouTube. Domani invece di mattina sono dall'estetista a fare la ma bensì il viso. Non so ancora come andrà, infatti ho dei peli sul viso, cioè qua sulle... cosa ho combinato ieri? Avete visto già ieri cosa ho fatto? Nulla, quindi... Ah, il video l'ho visto come è uscito, quello di ieri, ho registrato eccetera, editato e tutto. Bello, ma non mi fa impazzire. Dire, ah, salti di gioia, no. Era fatto troppo... Secondo me devo migliorare alcune cose del mio canale, cioè a partire dall'editing, perché non edito molto i miei video, quasi per nulla, devo dire la verità. Se li monto male, e anche quando sono stanca, non esiste che li devo montare e guardare più volte, ed è sbagliato. Già. E comunque, ieri ho fatto il video... E non capivo cosa avessi sbagliato. Poi ho visto e ho messo due videoclip uguali. Non è bello da vedere, a voi forse può piacere, tanto di compagnia, ma se il video non è perfetto come piace a me, tanto vale che non lo metto per niente online. Invece ho sbagliato e l'ho messo online. Sbagliatissimo. Un'altra volta lo riguardo più volte, non come faccio di solito, quello guardo solo due o tre volte e la quarta. Se hai visto lo pubblico lì, guardate che sai quante persone, ma io preferisco che un video sia fatto bene, e se un video è fatto bene ma registrato un po' così non importa, ma a me invece importa sia la qualità che anche il contenuto, ma soprattutto come è editato, come devo essere sincera con voi, ma prima di tutto con una mia amica che mi sta insegnando tante cose belle e buone e pratiche ma anche utili. Che tempo ha ragione. Ma cosa sono questi burle che sento? Sento delle burle strane. Boh. Vabbè. Aspetta un attimo, voglio controllare una cosa. Boh. Non so da dove provenissero queste burle. Scusate, le fiatone ribadisco nuovamente. Però sono appena andata a vedere sia un po' Giolo che tra la televisione che guardava mia mamma. Anche se sta leggendo qualche rivista, non lo so cosa, ma mi sembrava che fosse da fuori casa nostra, ma non lo so, non sono certa di... Dunque, ragazzi miei, che dire, in questi giorni, appunto, non so quante volte lo dirò, a comprare i miei documenti e anche... Sì, per i miei spiccioli e anche, vabbè, insomma, un po' per tutto. Un portafoglio come questo, aspettate un attimo. Allora, uno è rotto e l'altro è questo che è lo stesso, dentro si è rotto. Vedere, ma ve lo apro e ve lo faccio vedere. Qua dentro è rotto. Vedete che qui la cerniera non è più agibile. Ve lo faccio vedere che... Che tanto non fa, però si può aver capito uno spiccioletto. Comunque niente, allora questo è il mio portafoglio che mi ha regalato mia madre. Vabbè, comunque la tombola sto facendo.
Sì, vabbè, niente. Tutta Londra è questa, comunque. Tutto questo rappresaglio, questo disegno dovrebbe essere tutta Londra. Comunque, per non fare troppa girarci troppo la traversa di là. Oppure questo metterci dentro il ambiente che mi serve per tutto, che sia funzionabile. Si dice così, vabbè, che funzioni in qualche modo. Già, forse questo portafoglio. Anche questo portafoglio si sì, vuole dire te perché ce lo mostri così con la, sì, perché se si percepisce bene, però anche lì, come si suol dire, si sì, è tutto fatto del tutto la cerniera. Ho provato anche qui mia nonna a mettergli un po' di cera della candela, ma niente di fatto. Di nuovo un portafoglio per le mie necessità di avere i documenti belli a posto, belli messi ognuno nella del mio portafoglio, spiccioli, cioè le monete, le monetine, piccole e grandi che sia, o contanti, quel che basta che abbia anche tutto un portafoglio bello capiente, ha tanti scompartimenti che non più avere. Non so se mi sono spiegata, ma spero di sì. Oggi ho pleurito agli occhi, è fastidioso, non so io cosa c'ho, ma sono veramente fastidiosi gli occhi oggi. Non so perché, se sia la luce del telefono, che cavolo sia, può darsi, non ne ho idea. Quindi, boh, le mie sopracciglia che ne hanno bisogno. Cioè, e nulla. Quindi domani, non mi ricordo a che ora, perché veramente non mi ricordo, ma l'ho segnato nel telefono, quindi non posso neanche. Sì, se spengo la registrazione ve lo potrei dire, ma non ho voglia di stare lì ogni 2 per 3 a ricordarmi quando devo andare all'appuntamento, ma so che devo andare dalle 16 domani, perché non ricordo l'ora precisa, non ricordo, giuro. Dovrei appunto spegnere la registrazione, ma non mi va, perché voglio continuare a parlare con voi. Allora, questi giorni che mi ho fatto la doccia, ho utilizzato un sacco di prodotti, anzi ieri e stamattina ho usato gli stessi prodotti, cioè non quello che ho comprato pochi giorni fa, che sarebbe il bagnoschiuma al melograno, che è buono ma non mi ha fatto impazzire perché sa di sciroppo di bambina e a me non mi fa impazzire. Voi direte cosa? Sì, sa di sciroppo, a me non mi fa impazzire, quindi non è buono, cioè buono sì come profumo, ma non è stucchevole, troppo stucchevole, non mi ha fatto impazzire per niente, boh. Sa troppo di sciroppo di bambina piccola, a me sta cosa non mi guarda giù. Sì, come profumo è buono, ma quando lo vado a lavare le mani non vi dico l'odore che ha, per carità. Eccomi qua. Allora, dunque, dire? Un attimo solo, volevo dirvi solo una cosa. Vi piace di più che mi metto di così per darvi più spazio o di così? Fatemi sapere, ok? Intanto faccio un'altra cosa perché mi urge. Aspettate un secondo, lo so che sto stoppando troppe volte, ma oggi va così. Se nell'editing riesco a tagliare qualche pezzo, lo noterete senza. Stavo pensando, ragazzi, una cosa adesso, poco fa, mentre ero in pausa dal video. Dunque, scusate, stavo pensando di cambiare borsa, perché questa è bella, sì, però voglio cambiarne una che possa. Ok, che si chiude, ve la faccio anche vedere. Però vedete come si chiude? Guardate qua. Tan 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 tan. Mi piace, ma non fa tanto impazzire. Sì, non voglio dar fastidio a nessuno perché ho detto bella, carina, la porto ogni tanto, ma solo, non dico proprio in primavera, sì, in primavera, perché anche in inverno preferisco portare più una borsa che si chiuda. In primavera a braccio, cioè non a braccio, a spalla. Non so se tirare una scusa o meno, ma vabbè. Comunque sia, vorrei che avessi una borsa, anzi, ne ho tante di borse che si chiudono. Utilizzo ormai, cerco di farne tesoro perché non è così brutta poi, non è così scomoda e poi soprattutto non è così inutile. Fine. Ciao, anche l'altra colla un po'. Ragazze, per adesso io qua cambio borsa, ci vediamo tra un attimo.
Allora, come qua, dunque, come borsa, ovviamente, stavolta ne ho scelto, no, sì, ne ho scelto questa qua, vedete, questa è bellina, vabbè, è sempre, sembra che c'è il logo di Sephora, gli strati di Sephora, ovvero come è disegnata, tutto quanto, il design, sembra come il logo di Sephora, il negozio online, lo store di Sephora. Però è vero, un pochettino ce l'ha un po' un'area, ma dico un'area del logo di Sephora, vedete? Sephora sarebbe la professa, si è un po' estesa un po' in tutta Italia, perché si vede? Boh, vabbè, un attimo solo. Adesso finalmente potrò montare i miei video tra poco, quindi che dire? Perché io non so perché oggi li ho lasciati così sciolti. A voi vi piacciono, ma a me, boh, non lo so. Allora, tra poco il prossimo video sarà sui prodotti finiti perché ne ho una caterba, non so voi, ma io non so voi come fate a finire così tanti prodotti. Io per finirle ci vuole non un mese, anche di più. Io, tante volte, vabbè, bugia, un mese non, neanche di più, però quando devo, insomma, mettere tanti prodotti, la scrivania. Sì, ho cambiato anche l'angolazione del video. Per non stare sempre lì seduta sul letto, mi sono seduta qua, dove ogni tanto. Sì, dove ogni tanto mi metto a truccarmi. Allora, ho la busta dei prodotti terminati, perché innanzitutto non è sempre che riesco a tenermi attenti, per forza mi tocca aspettare che finisco tanti prodotti. Non li finisco tutti subito, mi ci vuole anche qualche giorno, qualche mese per capire se mi sono trovata bene o male, cioè se mi piacciono o meno e se hanno fatto qualche brutto effetto collaterale su di me o se invece sono stata bene con i prodotti che ho utilizzato. E quindi ecco perché ci metto tanto a terminare sia il colluttorio sia i dentifrici, vabbè, bagnoschiuma, vanno via come il pane, non è un problema. Come vi ho appena detto prima, il bagnoschiuma che ho comprato l'altro giorno, comprato, sì, non è così buono come pensavo, ovvero sì, ha un buon profumo, però non è così bello da cantare, alleluia, perché come si vuol dire, sì. È buono, ma è troppo stucchevole, è troppo dolcino e a me questi odori dolcini mi danno un po' alla nausea. Devo dire la verità, ecco tutto, basta. Non parlo più di questa cosa, se no vi stancate. Anzi, penso che delle clip le dovrò per forza tagliare. Vediamo. I prodotti sono questi, aspettate un attimo. E questa qua è la busta che vi ho fatto vedere. Oggi non faccio nessuna recensione, ma anzi ve la faccio dopo questo video se riesco. E il melograno, ovviamente, non bagno doccia, ma bagno schiuma. E bagno schiuma è quello al melograno, che è di natura verde. Non mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuto, ma non da cantare yeah. Perché no? Perché cantare ye non esiste quando un bagnoschiuma, sì, vabbè, bagnoschiuma non mi ha fatto cantare l'allegria, quindi no. E nulla. La mia camera è tutta bella in ordine, anzi, faccio un recap, ovvero un clip di com'è la mia camera, per far vedere che non è molto in ordine, ma una bella messa a posto, gli ho dato, insomma, non c'è più la polvere che c'era prima. Quindi faccio un breve video, se ce la faccio, se no, casomai, vabbè. Allora, ragazze mie, qua era dove ero seduta io poco fa, ovviamente. Ero seduta di qui, sì, tra il letto, cioè sul letto, ero seduta io lì, e lì c'era la mia. C'era il cavalletto, quello tre piedi che vedete di là. Poi qui c'è tutte le mie cancaglierie per caricare batteria del telefono, eccetera. Vabbè, via discorrendo, tutto quello che. Anzi, ve lo faccio. Vabbè, non c'è bisogno. Allora, qua c'è tutto
tutta quella roba lì che non dovrei togliere, ma vabbè, gli spiccioletti che dovrei mettere dentro, come ho appena accennato, dentro un portafoglio che sarà nuovo quando sarà, perché ancora non l'ho comperato. E poi ovviamente qui ho tutto bello pulito, tolto tutto quanto, spolverato, eccetera. Ho rimesso come non era prima mai, cioè non era come avevo messo prima io, però ho fatto in modo tale da dare una bella sistematina perché era impossibile da guardare com'era. Anche qui non ho fatto molti cambiamenti, ma ho dato una bella spolveratina e si vede che è spolverato. Anche qua stessa cosa, ho pazienza ragazze, portate pazienza perché anche che non registro da tanto, quindi vabbè. Allora, qui ho spolverato tutto, dalla postazione trucco barra computer, sì, vabbè, computer come volete dire, dai. Poi qua, stessa cosa, dove ci sono il ripiano dei profumi, pennelli, eccetera. Sì, lo so, lì vedete in primo piano Clio. Poi là, altri prodotti, profumi, eccetera. Pennelli sporchi che tra l'altro tra poco saranno da lavare. Lì ci sono le agende dove organizzo i miei video, ma tante volte manco li scrivo. Lì dentro con le oggi organizzo le mie idee, vedete? È questo qua, regalato da mia amica e va bene. Con su scritto la penna, con dentro la penna, anzi sopra la penna. Poi, quello è il mio treppiedi. Questi sono tutti i miei trucchi che domani andrò a riprendere quando avrò fatto tutto. Sempre se andrò a riprendere, se no si vedrà domani, dopodomani, ok? Lì alcune penne, forbici, poi il portacera, ovvero lo scaldacera. E basta, questa è la mia lampada, dopo intanto provo a accenderla, ma come si suol dire, si è fulminata. E nulla, questo è tutto il mio computer fisso. Utilizzo purtroppo, e dico purtroppo perché vorrei utilizzare anche questo, ma vabbè, no comment, perché utilizzo sempre quello portatile, il MacBook Air da 13 pollici, e vabbè, cos'è questa roba che vedo qua? Ah, niente, vabbè. E nulla. E questa è la sedia dove mi ci siedo io, ok? Vabbè. Avete capito? Dove mi siedo io? Bene, torniamo alla base. Che dite? Qua ci sono io. Ciao, ciao. Sì, lo so, sono sempre io con i capelli sciolti. Io. Eccomi qua. Allora, dunque, vi ho fatto vedere una bella clip, ma bella solenne, come suol dire, di come ho pulito la mia stanza. Mi pare che fosse ieri o avanti ieri, non mi ricordo più. Comunque, penso che sia ieri perché altro non poteva essere che ieri, sì. Ho pulito, prima l'ho spazzata, avete visto anche nel video. Poi ho alzato bene bene le lenzuola e tutto quanto, ho fatto sbattere tutto quanto, ho sbattuto lenzuola, coperte e quant'altro, ho fatto perdere bell'aria a letto, ho fatto prendere aria anche alla stanza. E vabbè, ho sbattuto tappeti, tutte quelle cose che si fanno. Poi ovviamente ho rifatto il letto. Vabbè, la coperta l'avete vista dove l'ho messa. Insomma, ho fatto tutto in diretta insieme a voi. Alcune cose le ho lasciate un po', vabbè, facciamo stare. Avete visto il video, non ci fa che ve lo ripeto. Non può essere troppo ripetitiva perché so che poi vi annoio. Oggi invece cosa faccio? Oggi vi ho fatto vedere, insomma, che ho pulito tutto, quindi è bello tutto quanto più o meno si può così dire ordinato. Più o meno e basta. Adesso vi saluto e vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video. Ok? Ciao. Un bacio e a presto. Ciao.